capelli, che alla fine dell'intervista vi svelerà se il nome è con due C o una sola, però per adesso quello che è sicuro è che ha fatto 4 gol. La partita vinta facile, anche se alla fine, nel finale avete provato a complicarvi la vita. Sì, ci siete riusciti. Ci siamo portati sul 6-1, abbiamo avuto un attimo di smandamento sul 6-1. Poi insomma siamo usciti fuori con due punizioni, con tanta grinta, con tanta volontà. L'abbiamo fatto già la settimana scorsa a dare l'inizio del secondo tempo loro un gol di vantaggio. Oggi siamo stati 15, 6-3, bella partita, siamo divertiti. Diciamo che qualcosa vi ha regalato anche il loro portiere, però comunque in generale avete meritato. Sì, in generale abbiamo meritato. Il loro portiere ha fatto quel che poteva, non posso dire altro, insomma, se no si offende. Ma comunque buon portiere. Noi siamo stati venduti 15 e abbiamo vinto. Adesso puntate a arrivare a fare le prime 4 per giocarvi la Coppa Grande oppure la Coppa di Consolazione? Io penso che noi facciamo un torneo pagando cercando di vincerlo, dunque l'obiettivo nostro è quello di entrare nelle prime 4, seconde, terze, visto che siamo partiti un po' male, cercando appunto di riuscire a fare una bella figura una volta arrivati alla Coppa. Va bene, grazie. 2C o 1C? 2C. Grazie. Vai. Siamo dirigente del Casano Acquasillipo Gian Maria Cassese, oggi abbiamo assistito a questa partita vinta per 4-1, diciamo facilmente, anche se avete sprecato un po'. Ci siamo un po' complicati la vita. Parla lui a nome della squadra che protesta contro l'arbitro, non è voluta parlare. L'arbitro oggi un po' decadente, Zumbri. Dove l'hai preso? Vabbè, non abbiamo sofferto tanto, ci avevamo solo un po' complicati la vita, vabbè, non fa niente, l'importante era vincere. Però che scaramuccio ci sta. Finalmente sta succedendo una rissa. Una rissa, sono cose che succedono in Italia. Sì, tutti i giorni. Che è mal organizzato. Vabbè, adesso questa vittoria avete riscattato la brutta sconfitta. 5-0, non c'ero. Brutta, non so, manco gli avversari, non li voglio sapere. È veramente una brutta sconfitta per noi. E adesso lanciare un messaggio che avversari vi hanno battuto 5-0. Ci vediamo alle fasi finali, certamente. Vabbè, in bocca al lupo.